Grazie mille, tu interrompimi quando ho superato il tempo, solo 30 secondi per ringraziare anche dei lavori di questa mattina che mi sono sembrati molto interessanti e credo che una volta ogni tanto puntualizzare, entrare nel cuore dei lavori degli istituti sia molto utile anche per un confronto tra noi tutti. Allora, io in realtà non vorrei parlare di quello che fa l'Istituto di Torino, ma provare a fare con voi una serie di ragionamenti su quello che mi è sembrato che in questi anni abbia funzionato meglio e soprattutto mi soffermerei non tanto sulla la parte che definirei più divulgativa, cioè conferenze, presentazioni e quelle che accompagnano una comunicazione per un pubblico più generico intorno alle date memoriali, ma entrerei proprio nel merito del rapporto con le scuole, in particolare con le classi. Condivido molto quello che ha detto questa mattina Marta Bagliardi, no? Questo fatto che in effetti noi abbiamo di fronte due problemi fondamentali. Il primo è come suscitare interesse in generazioni molto distanti che comunque vengono praticamente interessate solo, e si è visto benissimo, dal 27 gennaio. Cioè tutto il resto è un grande vuoto, ma anche del 27 gennaio in realtà conoscono poco di quello che poi sta dietro veramente a quella data, a quella storia, no? Conoscono Auschwitz, ma appena cambi linea di tiro e lavori su un altro campo di sterminio non sanno quasi niente. E il secondo punto è come far rientrare le singole date nel discorso che struttura il racconto del paese, ma non delle informazioni spot, perché il problema poi è vero, arriva il 27 gennaio, fai un intervento nelle scuole e finisce lì. Allora, per portare una conoscenza strutturata e ragionata, secondo me bisognerebbe proprio uscire dall'intervento spot. Quello che noi stiamo cercando di fare a partire dall'ultimo anno, soprattutto con il collega Enrico Manera, con cui mi divido il lavoro nelle scuole, i laboratori, è proprio quello di provare a lavorare sull'intero calendario civile, cioè non limitarsi al 27 gennaio. Ovviamente questa cosa pone delle criticità che dirò dopo, però l'idea è, da una parte, di uscire anche da questa, lo dico male, lo dico un po' rapidamente, tanto i puntini sulle i sono state messe questa mattina molto bene da chi mi ha preceduto, no? L'idea è che ci si tende un po' a sclerotizzare poi su questo profilo vittimario, sul ricordo, sul compianto delle vittime, ci si ferma appunto al 27 gennaio. Allora, uscire da questa data si può anche partendo dal 27 gennaio e da quello che la legge dice, che la legge recita, perché nella seconda parte si ricordano appunto gli italiani, anche gli italiani, oltre alla Shoah, alla legge razziale, alla persecuzione italiana dei cittadini ebrei, anche gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte, nonché anche coloro che in campi schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio, eccetera, legge che conoscete benissimo. Allora, è vero, come diceva Focardi stamattina, che il rischio è di finire poi di nuovo sugli stereotipi, il mito del buon italiano, eccetera, ma se noi rimaniamo attenti, no? Facciamo il nostro lavoro, che è quello poi di sappiamo fare, cioè di puntualizzare bene le cose, dentro già la legge del 27 gennaio c'è comunque quello che diceva Carlo anche questa mattina, cioè la scelta, la possibilità, la disobbedienza, no? Ci sono già dei correttivi rispetto al principio vittimario, Allora, voglio dire, c'è un collegamento che noi possiamo tirare col 25 aprile, ideale, no? Con il momento delle scelte e della possibilità di disobbedire, e creare un ponte ideale forte, almeno tra le date simboliche, no? 27 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, poi sul giorno del fino ad arrivare alla data che è assente, ma che è assente anche per ragioni di calendario scolastico, ma che forse andrebbe introdotta, cioè se dovremmo anche interrogarci su come lavorarci, che è quella dell'8 settembre, che è quella che proprio mette in gioco la scelta, il rapporto tra Stato e individuo, e che ci darebbe poi la forza di lavorare sulle restanti date. Con questo abbozzo di ragionamento intendo dire che mi sembrerebbe utile appunto lavorare su queste date non come singoli elementi, ma come anelli di una catena che percorrono tutto l'anno scolastico. La proposta poi si struttura in due scelte. Allora, da un lato appunto tutte queste date che in qualche modo
costituiscono il profilo della Repubblica, e così mi aggancio anche a quello che diceva Ridolfi questa mattina. Dall'altra, le stesse date richiedono un lavoro complesso, ogni singola data. Allora, il lavoro che facciamo noi come istituti storici, da una parte quella di restituire la storia fattuale che c'è dietro ogni data, che spesso viene meno, ma l'altro elemento forte che oggi trovavo di grandissimo interesse e mi chiedevo come poterlo mediare nella scuola anche, è quello di raccontare la storia memoriale che c'è dietro ogni data, come si è arrivata a questa data, no? Per il 27 gennaio secondo me lo facciamo quasi tutti, che raccontiamo come si è arrivato. Per il 25 aprile, diciamo per le date che hanno più problemi di memoria pubblica, che le hanno avute, quindi 27 gennaio, 10 febbraio lo si fa, ma 25 aprile, 2 giugno ci riflettiamo su come si è arrivata a quella data, su quali sono stati i problemi di memoria dopo legati a quella data. Questo mi sembra che sia un tramite forte, un aggancio forte anche rispetto al presente. E l'altro elemento che mi sembra, diciamo, di poter spendere, che stiamo provando a spendere per, diciamo, sollecitare attenzione di generazioni più giovani, è quella di provare ad associare alla data memoriale una parola chiave, qualcosa che rimanda immediatamente al presente. Quest'anno è funzionata molto bene con gli 80 anni delle leggi razziali che ci hanno portato al giorno della memoria e che ci hanno fatto riflettere tutto l'anno sul tema dell'esclusione, che porta poi ad arrivare al 2 giugno con l'inclusione, no? E quindi di nuovo è un percorso, ma le parole chiave possono essere associate a diverse date, no? E quindi il giorno della memoria ci porta a parlare di diritti umani, di razzismo, di esclusione, il giorno del ricordo di esodo, di politica di confine, la festa della liberazione, di libertà, di scelta, di democrazia, la festa della Repubblica, la democrazia, l'inclusione, l'8 settembre, crisi di sistema. E ovviamente dentro queste parole chiavi ci aiutano ad agganciare gli eventi del passato a momenti del presente, no? A, secondo me, forse a infuriosire un po' di più i nostri interlocutori che sono molto lontani da quegli eventi avvenuti quasi tutti oltre 70 anni fa, quindi sono quasi passate 3 generazioni. Lavorare sulle parole chiavi anche sulla storia della memoria, cioè come si è arrivato alle date memoriali, eccetera, è interessante anche perché ci consente di utilizzare linguaggi diversi, studiare linguaggi diversi come fonti, il cinema, la fotografia, la musica, qui è il media che ci può aiutare ad avvicinare gli studenti. L'anno scorso abbiamo provato a ragionare su questo all'interno di un ciclo proposto dal Polo del Novecento che si chiamava Polo Presente. Noi abbiamo proposto 3 laboratori su come la rappresentazione della resistenza aveva o non aveva inciso sull'immaginario collettivo e soprattutto sulla rappresentazione del concetto di religione. Adesso forse questa mattina qualcuno citava Bella Ciao, la storia di Bella Ciao per esempio ha interessato molto, no? Gli studenti, non mi ricordo chi li citava, ma insomma, e anche il cinema, no? La domanda era Focardi. Appunto su come la domanda era la rappresentazione della resistenza ha inciso nell'immaginario collettivo italiano sul concetto di ribellione, come ha inciso o non ha inciso, di fatto poi non ha inciso, però diciamo seguire questo canone narrativo è stato molto interessante. L'altra possibilità è quella di lavorare su tutto il calendario civile attraversandolo come un tema, cioè decidere di affrontare, per esempio, utilizzando lo sguardo di genere e quindi attraversare le date, lavorando il 27 gennaio sulla deportazione femminile, il 2 giugno voto alle donne, il 25 gennaio la scelta, l'emancipazione, eccetera. Insomma, l'obiettivo sarebbe un po' quello di tenere, di cercare, di tenere legato l'intero arco del calendario civile. Ovviamente questo pone delle difficoltà, perché le scuole fanno fatica ad accettare un programma, a poter prendere al loro interno un programma così lungo. Allora, noi ha funzionato quando il rapporto non è stato con le scuole, ma spesso anche con le amministrazioni pubbliche, quando ci sono stati, per esempio, dei comuni
Questo programma, per esempio, lo stiamo portando avanti col comune di Michelino, che ci ha fatto un'esplicita richiesta di lavorare così su una comunità su cui avevano dei problemi, eccetera, e hanno deciso di affidare all'istituto un lavoro sulle date memoriali. Allora, diciamo, forse la scuola da sola non riesce ad assumere un programma, anche se noi dovremmo proporlo sempre di più, cioè dovremmo magari, almeno quando ci chiedono degli interventi, provare a proporli sul lungo periodo, cioè provare a proporre un programma, non solo l'intervento sport. Allora, velocissimo, l'ultima cosa, l'ultimo ragionamento che volevo fare riguarda i luoghi della memoria. Cioè, gli istituti, e questo non è venuto fuori tanto dal piano, forse perché non lo comunichiamo, però mi sembra che invece tutti gli istituti facciano molto lavoro con le scuole lavorando con i luoghi della memoria. Tendenzialmente mi sembra che ci sono, diciamo, due tipologie di rapporto con i luoghi della memoria. Uno sono i viaggi, che riguardano in particolare però anche qui la memoria della Shoah, e poi sono invece i percorsi della memoria, spesso sui sentieri partigiani, nelle città, eccetera, i luoghi legati appunto alla tematica della guerra e della città. Allora, entrando in queste esperienze, mi sembra che siano un modo molto positivo di approcciare il calendario civile, restituendo vividezza a quel tipo di operazione. Attraversare le date del calendario civile sui luoghi dove i fatti sono avvenuti significa aggiungere grande consapevolezza, ma qui è necessaria ovviamente una forte mediazione da parte degli istituti, no? Perché quello che funziona, adesso mi rifaccio alla Asman, quando lui dice che se ci si reca ad Auschwitz senza sapere nulla di Auschwitz e della storia del campo non si vede e non si capisce nulla, ma il sapere senza l'aver visto ugualmente impedisce di comprendere. E quindi bisogna, diciamo, arrivare con gli studenti sui luoghi della memoria, che siano campi, che siano i luoghi delle nostre città, avendo dato loro prima una preparazione forte, efficiente. Noi lavoriamo molto bene, c'è qui Carlo con Deina, che è l'associazione di cui lui è vicepresidente. Non senti niente? Va bene. Comunque, con Deina lavoriamo in questo modo, cioè l'istituto si fa carico di informare i ragazzi che andranno sui luoghi della memoria attraverso tutta una serie di lezioni. A Deina spetta il lavoro di lavorare con i ragazzi sul presente, cioè di creare il collegamento tra quello che noi gli studiamo e la loro realtà, e poi li portano in campo. E l'altra cosa che funziona molto bene è quello che facciamo invece in città, insieme al Museo Diffuso della Resistenza. Da tanti anni si organizzano dei percorsi nella città, preparati da lezioni che vengono fatte in istituto. Qui sono tre passaggi: da una parte c'è il momento informativo agli studenti, poi c'è il giro o nei luoghi della memoria o alla sede del Museo Diffuso. L'ultimo passaggio, e questo lo facciamo anche questo 25 aprile, che vengono in istituto e vedono le fonti, i documenti. Allora, una battuta velocissima sulle fonti. L'utilizzo delle fonti, che sono il patrimonio dei nostri istituti, se mediate in questo modo, sono veramente utilissime, eccezionali. Noi abbiamo fatto 3 anni fa un lavoro sul Martinetto, i ragazzi hanno studiato le ultime lettere, poi sono andati al carcere delle nuove, poi sono andati al Martinetto, poi sono venuti da noi, hanno visto le lettere, cioè hanno visto che tutto quello che vi abbiamo raccontato era documentabile, ed è stato veramente un cortocircuito empatico veramente molto molto efficace. Direi che potrei chiudere qui, solo 2 cose velocissime. Un altro modo in cui noi lavoriamo sui luoghi, sulle leggi memoriali, è quella volta di agganciarli ad altri progetti di didattica, però sono un esempio che apparentemente c'entrano relativamente, ma che poi invece incrociano il calendario. Uno è per esempio Wikipedia. Noi lavoriamo con gli studenti, il progetto che segue soprattutto Flavio Febbraro. Con Wikipedia noi lavoriamo su Wikipedia, però in occasione dell'avvicinarsi delle leggi memoriali o nei progetti durante l'anno, agli studenti viene chiesto di fare delle voci legate a quel tema.
due anni fa avevano lavorato per esempio sui deportati ed era stato un lavoro molto utile perché si erano immediatamente confrontati con una palestra pubblica della storia, no? Le loro voci venivano modificate nel momento stesso in cui le scrivevano, lavoravano con le fonti e pubblicavano una voce in occasione che sarebbe poi stata pubblicata in occasione delle date memoriali. Grazie.